guarda, da aumento. Emotivo che Sidoni Emanuele, Parisse Maria Paola, Pastorelli Aleandro, Michele, Tagliente Vittorio, Terzini Enzo. Un'altra serata in cui si ricorda, si fa memoria. Si ricorda un evento tragico in cui lo Stato c'è dentro al 100% e non si fa politica. Non si fa politica perché non si parla di ricostruzione, di problemi della ricostruzione. Questa notte è una notte speciale in cui dalla tragedia che abbiamo vissuto parte un messaggio importante. Sono 9 anni che noi stiamo cercando di far partire un messaggio importante, il messaggio di prevenzione, di sicurezza, di verità e di giustizia. Noi e tutte le altre associazioni italiane delle stragi. In queste occasioni non si parla, non si fa il resoconto della ricostruzione, non si fa. Sì, dobbiamo dare un senso a tutto il dolore patito, a tutte le sofferenze subite, a tutte le lacrime versate, e l'elaborazione del lutto è un sentimento individuale. Il rito collettivo di questa sera serve non soltanto ad onorare la memoria delle vittime e di tutte le persone che hanno sofferto dal 6 aprile in poi, ma è soprattutto un elemento che serve per far crescere la comunità, per renderla più unita, per lanciare dei messaggi all'Italia, dei segnali e per creare le condizioni affinché questo territorio così debole sia messo in sicurezza, in cui si ragioni più spesso di prevenzione e soprattutto si creino le condizioni affinché calamità come la nostra non si verifichino più.